Baiedame attacca Aidan Izzar, episodio di bullismo shock al GF15. Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla 15ª edizione del cancelletto Grande Fratello. Il reality di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, che si è recentemente occupato dello scontro tra Mariana Falace e Danilo Aquino. Le ultime novità svelano che Baiedame è stato protagonista di un bruttissimo gesto contro cancelletto Aidan Izzar. Ecco cos'è successo. Grande Fratello, Baiedame contro Aidan Izzar, lite per un tiramisù. Clima incandescente al Grande Fratello. Tutti gli inquilini si sono schierati contro Aidan Izzar, la nuova concorrente spagnola entrata durante l'ultima puntata del reality di Canale 5. Ieri sera Aidan Izzar ha avuto il coraggio di rivelare di essere stata lei a vomitare in bagno, senza pulire il disastro. A questo punto gli altri inquilini hanno cominciato a prenderla di mira, un gioco al massacro che si è protratto fino ad oggi, quando si è toccato il limite. La vulcanica Izzar ha chiesto di mangiare una porzione di tiramisù, se Baiedame non glielo avesse impedito in quanto destinato alla sera del 25 aprile, festa della liberazione. Inoltre Luigi Favoloso ed altri compagni di avventura si sono piazzati davanti al frigorifero per impedirne l'accesso, se Aida non si fosse ostinata a consumare il dessert seduta istante. Baiedame ha cercato di strapparle il bicchiere dalle mani, che a causa di un movimento involontario è caduto in terra. GF15, Baiedame attacca Aidan Izzar. Momenti di alta tensione oggi all'interno della casa più spiata d'Italia. Una giornata di festa e di grigliate in giardino che si è tramutata in una sceneggiata deplorevole. I concorrenti del Grande Fratello hanno deciso di non farla passare liscia da Aidan Izzar dopo aver confessato di aver vomitato nel corso della notte. Tutti i ragazzi si sono sentiti traditi dalle parole di una donna di 42 anni che aveva addirittura giurato su Dio di non essere stata lei. Un clima di alta tensione che è davvero degenerato quando Baiedame è scoppiato con violenza contro Aida. Baie ha cominciato ad urlarle queste testuali parole: ti prendo e t'attacco al muro. Sta di. E te sfondo. Leva ste mani zozze, tanto da letarle perfino in faccia. Un gesto di bullismo che ha scatenato la furia del web, che chiede a gran voce che la drag queen di un noto locale romano, venga espulsa dal reality in onda ogni lunedì su Canale 5. Per altre notizie direttamente dalla casa di Cinecittà vi basterà seguire il sito Blasting News.